aia. Ogni volta che scendi devi sentire aia, perché fai qualcosa di veloce. Aia, devi sentire aia. In tantissime situazioni mi faccio sempre l'esempio di quando c'è poca visibilità e accanto a te hai una non vedente, le persone non possono crearsi alibi, non possono dire oggi non riesco a sciare perché non vedo, perché di fianco a te hai una persona non vedente che ti insegna che lo puoi fare. Sono Giuseppe Filippin, sono di Brescia, ho 48 anni e sono appassionato di sci. Io ho una tetraparesi spastica dalla nascita. Negli anni giovanili per me sciare era impossibile, nel senso che non conoscevo che esistessero ausili o cose di questo genere. E nel 2016 ho conosciuto la Barbara Milani e questo gruppo Into the Wild, e con lei ho avuto dei miglioramenti incredibili. Bravo Beppe! Subito reagisci e fermati. Bravissimo. Io ho avuto un incidente circa 20 anni fa. Non ho mai avuto la possibilità di sciare in piedi. Mi sono ritrovato in questa realtà quasi per caso. Subito, dai. Dai. Ho capito che mettere tutti insieme poteva essere un modo di crescere. Dai. Il fatto comunque di non avere una distinzione, ma sciamo tutti insieme, facciamo lo stesso tracciato. È tutta unione, noi sciamo in modo diverso, ma insieme riusciamo a scambiarci idee, consigli. I miglioramenti tecnici sono incredibili. La disabilità insegna alle persone abili. Per me lo sci è una rivincita nei confronti di una presunta sfortuna che ho avuto. Perché io tutte le volte che scio, per me è un miracolo.